Ciao ragazzi, oggi è 11, continuiamo con il deludentissimo calendario dell'avvento della Cesoraise. Veniamo sul Children, questo è l'11. Apriamo e vediamo che cosa c'è. Abbiamo la stella, carina. Devo trovare un modo per montare queste robe sul bracciale. Devo vedere. Mi raccomando, continuate a seguire pure il calendario dell'avvento, l'altro quello parallelo. Anzi, forse sarebbe parallelo questo. Rispetto a quello della NYX. Quello della NYX, sinceramente, a parte qualche rossetto, mi è piaciuto di più di questo. Questa è una delusione. Comunque, vabbè, ormai l'ho preso e ve lo faccio tranquillamente vedere. Ho chiesto anche al Sephora per quanto riguarda il calendario dell'avvento, quello che c'era l'anno scorso degli smalti Chateau, però siccome non tengono più il marchio, quindi non lo prendono. Però in realtà ci sarebbe, online ci sarebbe. Anche perché diciamo sul sito Chic Profile ho visto calendari dell'avvento, effettivamente quello della Chateau c'è ed è simile a quello dell'anno scorso che era blu, però questo qua se non mi sbaglio, se ricordo bene, è rosa, però più o meno ci sono gli stessi colori, quindi effettivamente forse non vale comprarlo. Mi ero detto che un altro calendario molto bello ed è la Look Fantastic. In pratica ci sono, in pratica costa 95 € e i prodotti sono di un valore di 300 €. I prodotti che ci sono dentro, alcuni sono full size, alcuni sono mini size, però diciamo molto belli. Allora, un'amica che l'ha preso ha detto che c'è anche un rossetto full size della Illa Masca. Che già sono quelli, sono tra i 26 e i 30 euro. In più, contando che Lilla Masca in Italia non la vende nessuno, dovete per forza comprarlo su internet, quindi siamo intorno ai 36. Comprandolo da un sito che avevo visto, adesso non mi ricordo quale, perché si parla di qualche annetto fa, da un sito inglese. Che però non spediva in Italia, però a cambio erano più o meno 36 euro. E che altro dire? Magari chi di voi vuole prendersi un calendario dell'avvento con le palle, guardate questo della Look Fantastic. Parlando col Sephora. Con le ragazze del Sephora mi dicevano che avevano avuto quello della Benefit, che però era andato via subito. A me, sinceramente, la Benefit come marca non mi dice proprio niente. Un'altra marca che non mi dice niente del Sephora è la Too Faced. Tutte le palette della Too Faced che ho preso per Natale erano una gran cacata bestiale, nel senso che ci sono sempre quei 3 o 4 colori che non scrivono, oppure che sono talmente chiari, poi loro però poi loro col marrone ci vanno a nozze, io no, perché il marrone mi smuore visto che sono talmente chiara e mi fa ancora più vecchia, quindi per me ci vuole il colore assolutamente. È una questione di non piacermi e che non mi vedo bene io con questi colori, sinceramente. Quindi non so perché ci siano quelli che continuano a dirmi, non voi amici che continuano a dirmi, ma perché non ti metti il marrone? Perché non ti metti il nero? Cosa me lo metto a fare se no mi sta bene? Mi sembra una morta, quindi niente. E con questo vi saluto, ciao ragazzi.